rimasta in disco. Invece di aiutare. Sto bravo italiano, ragazzuoli. Hai la pinza tu e quindi non faccio la malata. Aspetta, con shopping. La vera esperta di Ninsioletti arriva con i regali natalizi e lo spritz, naturalmente. Auguri Werner! Auguri Werner! Però è al bitter, mi spiace. Lei è albanese, ma in realtà siete vissuti. Grazie a tutti, buonasera. Allora, sono più o meno 2 mesi che stiamo discutendo di toponomastica sui giornali, sul Gazzettino in particolare, che ha tirato fuori questa storia. Ne abbiamo viste di cotte e di crude, tutto sommato, perché abbiamo raccontato quanto è accaduto, le denunce dei cittadini, le repliche dell'assessore e tutto quello che ne è conseguito. Questa sera vogliamo discutere un po', riflettere sul significato vero dei Ninsioletti, senza entrare nella polemica squisitamente politica, però ovviamente lì sono liberi i relatori di parlare, di esprimere le loro opinioni, sia ben inteso. Io comincerei subito presentandovi i nostri ospiti. Davide Busato, che è lì, che sta architettando, impazzendo l'atto informatico, che ci parlerà di toponomastica tra fonti e archivi e con alcuni esempi. Federico Moro, che è qui accanto a me, la città e i suoi nomi perché sono importanti, e infine Massimo Tomasutti, dare nome a un luogo tra simbologia e senso comune. Federico Moro, prego, a te la parola. Allora, buonasera a tutti e grazie a Venezia.com che ha organizzato questo appuntamento, che ha avuto questo prologo sfortunato in quel di Venezia, la scoletta di Caegheri. Allora, le cose e i loro nomi, non ho sbagliato, in realtà il titolo del mio intervento mi è stato suggerito da questo libro di qualche anno fa di un grande filosofo della scienza italiano, Toraldo di Francia, che ha scritto questo volumento nel 1986 per parlarci dell'importanza dei nomi. Io però volevo fare una piccola premessa. Ieri mi è arrivato tra le mani un libro che io giudico della massima importanza, Archeologia della Laguna di Venezia, di Ernesto Tito Canal. Ernesto Tito Canal è un signore oggi di 89 anni, senza alcun titolo accademico. Le varie sovrintendenze lo hanno dovuto nominare ripetutamente negli anni della sua lunghissima attività ispettore onorario per dargli qualche tipo di inquadramento, però è l'uomo al quale dobbiamo il completo rivolgimento dell'archeologia lagunare. Per dire il tipo di rivoluzione che lui ha introdotto, un uomo come Sabatino Moscati, che era un suo acerrimo avversario, considerava le teorie di Canal praticamente spazzatura. E lo ha scritto su Archeo nel 1991. Oggi possiamo dire che Canale aveva ragione e Moscati aveva torto. E le nostre conoscenze della Laguna di Venezia, della sua storia, della sua formazione, del suo divenire, sono radicalmente cambiate grazie al lavoro paziente, faticoso, condotto in giorni e notti d'inverno, costoso, perché tra gli altri pregi di Tito Canale che ha pagato sempre di tasca sua, e non essendo un miliardario, questo probabilmente ha cambiato anche la sua vita. Per questo, se così volete contribuire a comprando questo straordinario volume SR, vi appellerate alle migliori conoscenze sulla archeologia di Venezia e date un contributo anche tangibile. Ma perché vi faccio tutto questo discorso? C'è un punto di questo libro che mi è capitato ieri sera verso mezzanotte sfogliandolo che mi colpisce. Parla di Burano da terra e Burano da mare. Allora, quella che noi tutti conosciamo è Burano da mare.
perché la Burano da terra pare essere scomparsa. Curiosamente però la Burano da terra, da quello che si riesce a evincere dei documenti, doveva trovarsi un 3-4 miglia da Tre Porti in direzione del mare. Allora, osservate le cose e i loro nomi. Burano da terra era più verso mare della Burano da mar che la Burano esistente, cioè con un'inversione logica, tanto è vero che Tito Canale a un certo punto lo dice, sembra che a tutte le difficoltà archeologiche e archivistiche che possiamo immaginare se ne debba aggiungere una proprio logica, che nei documenti questi veneti intendessero per da terra più vicino alla terra dei Lidi e da mar il più distante, invertendo la geografia. Questo per dire il genere di difficoltà in cui in queste cose, tra l'altro Davide è stato un allievo di Tito Canale, cioè non sto parlando ovviamente di uno dei suoi, faceva parte mi pare dell'equipe veneziana di ricerca anche lui, che è stato un gruppo di volontari straordinario che ha praticamente stravolto tutte le nostre conoscenze in materia. Ecco, questo per dire che cosa? Che noi dobbiamo essere intellettualmente sempre molto aperti, estremamente ricettivi, privi di ogni tipo di pregiudizio. Quando noi diciamo si deve scrivere in questo modo perché, cito un nome a caso, Tassini l'ha detto, perché il catastico del 1786 lo riporta, perché qualsiasi altra fonte lo dice, non vuol dire assolutamente nulla. Non vuol dire nulla, per tante ragioni naturalmente, ma la prima e principale è che sfortunatamente, o fortunatamente, una lingua veneta o veneziana codificata non esiste. È vero che Venezia è stata questa straordinaria repubblica, questo Stato che vanta a tutt'oggi un primato mondiale indiscutibile, quello di essere rimasto indipendente più a lungo di qualunque altro al mondo, senza interruzione alcuna di sovranità. Questo è un dato su cui così si riflette poco. A me è capitato, e capita, ma è capitato, di incrociare qualche professore del King's College di Londra, al quale così con timida curiosità ho anche chiesto, ma insomma, per quale ragione voi inglesi vi interessate così tanto alla storia di Venezia? Perché il King's College ha alcuni docenti che si interessano della storia veneziana, ma ci sono università come la Warwick University, che non è una delle principali d'Inghilterra, che ha addirittura un dipartimento di studi veneziani, un intero dipartimento di studi veneziani, e ha una sede a Venezia, tra l'altro in Palazzo Papa Fava, nel Cale Racchetta a Canareggio. Ma perché vi interessate così tanto? Che noi non ci interessiamo allo stesso livello. Se poi usciamo, diciamo, dall'ambito, chiamiamola, della patreve, il tasso di interesse verso la storia veneziana scende ancora. La risposta è stata di una semplicità anglosassone e di una efficacia assoluta, perché la storia di Venezia, nella storia di Venezia c'è tutto. Fate attenzione, nella storia di Venezia c'è tutto. Cioè chiunque voglia fare della storia l'uso che diceva Lidlard, ma cosa serve questa storia? La storia serve a proiettare, quando i videoproiettori funzionano naturalmente, il film del passato sullo schermo del futuro, per cercare nel presente di capire che cosa succede e magari di prendere le decisioni che nel futuro siano scevre degli errori che abbiamo già commesso. È quello che dicevano anche gli antichi e della verità, storia maestra di vita, o dovrebbe essere. È quello che diceva Mark Bloch nell'Apologia della storia, insomma l'hanno detto un po' tutti i grandi storici, ma Lidlard lo ha così messo giù in forma novecentesca molto efficace. La storia serve a questo, e la storia di Venezia comprende tutto, cioè per un'indagine storica seria ci offre una
infinità di casi e di soluzioni. Per dire, noi siamo qui a parlare di nisioiti e già ci troviamo in difficoltà. Se lo pronunciamo, diciamo nisioiti, siamo tutti d'accordo, ma sul fatto di come scriverlo cominciano i problemi drammatici, perché la Repubblica Serenissima, che era questo Stato che detiene questo primato assoluto e nella cui storia c'è tutto, non si è mai preoccupata di avere una grammatica e un vocabolario e una lingua codificata. Non per colpa della Repubblica Serenissima, a dire la verità, fatto è che le lingue vengono codificate mediamente alla metà dell'Ottocento. Manzoni va a sciacquare i panni in Arno nel primo Ottocento, perché si rende conto che il suo grande romanzo in realtà è infarcito di lombardismo. Venezia non ha avuto una lingua in quanto tale, ha avuto una lingua parlata, il che non è mica niente di male, guardate bene, perché il basco non è stato scritto fino al Novecento, eppure è sempre esistito ed esiste tutt'oggi. Cioè non esisteva una lingua basca scritta prima, quindi siamo in ottima compagnia. Ciò detto, scriverlo può diventare un vero problema. Adesso vedo che il nostro moderatore... Vado avanti. Non volevo... andare fuori. Fagocitare. Dopodiché, visto che siamo a Mestre, Mestre è un esempio perfetto delle straordinarie trasformazioni che un territorio subisce. Per dire, Marghera, chi si immagina che Marghera in realtà fosse in asse perfetto con Mestre e si frapponesse tra Mestre e Venezia? Perché Marghera era esattamente dove si trova il forte Marghera. Non per niente, in effetti, quella che noi chiamiamo Marghera è Porto Marghera, ed è quindi in un altro posto. Ma la Mestre stessa è stato un luogo che ha subito delle trasformazioni radicali. Noi tutti abbiamo presenti le zone industriali e la grande urbanizzazione del secondo dopoguerra, che indubbiamente l'ha stravolta in via definitiva. Ma le grandi trasformazioni in realtà sono cominciate molto prima, perché a me è capitato un documento in cui c'è scritto che nel 910 Mestre è la città italiana con il più alta dinamica, con il più alto incremento di popolazione d'Italia, naturalmente in termini percentuali, perché Mestre, prima della Grande Guerra, diventa un grande campo trincerato, cosa che noi sappiamo perché c'è tutta la cintura dei forti, che conosciamo molto poco, la cui funzione conosciamo ancora meno, perché sfortunatamente viene ritenuta una cintura di forti a protezione della città di Venezia, il che assolutamente non è. I pianificatori strategici avevano tutta un'altra intenzione, ma questo è una cosa un po' particolare. E nel far questo, la città, che è sorta su due rami dello stesso fiume, cioè il Marzenego, Mestre, esattamente come Padova è nata sui due rami di uno stesso fiume, esattamente come tantissime altre città venete, in questo si assomigliano tutte, sempre sulla riva di un fiume, quando non sulle rive di due rami dello stesso fiume. E qui nasce il Castelvecchio per opera trevigiana, cosa curiosa, che a volte sfugge. In realtà il vicariato di Treviso allungava fin qui i suoi confini. Ed è una storia assolutamente varia, interessante e complicata. Le cose e i loro nomi. In tutto questo tempo i nomi sono continuamente cambiati. E questo a parte il discorso del mito che riporta la storia di Mestre a quella di Mestle, un immaginario figlio di Pilamene, anche lui re degli Enetoi, compagno di Antenore nella sfortunata guerra troiana. Ma col mito dobbiamo andarci piano, perché un mito è sempre un impasto di storia e di leggenda. D'altronde, se noi abbiamo avuto un Tito Canal che ha passato la vita a cercare di dimostrare che il mito delle origini di Venezia era falso, è perché qualcuno si è per secoli dato da fare per costruire il mito delle origini di Venezia, e questo qualcuno altro non è che proprio la Repubblica Serenissima, che per ragioni politiche aveva questo intendimento. Perfetto. E qua mi fermo.
Perfetto, primo relatore. Darei la parola adesso a Davide. Ci sono due concetti che mi hanno colpito in quello che diceva adesso Federico. Allora, intellettualmente aperti e privi di alcun pregiudizio. E poi con il mito bisogna andarci piano. Assolutamente sì. Prego. Allora, il mito. Beh, il mito diciamo che è anche basato sulle fonti, il mio intervento è proprio sulle fonti, perché su Inizio Itti si è parlato di tutto, si è parlato del catastico, si è parlato delle fonti, anche delle altre commissioni che avevano valutato. Ecco, io vi ho portato un esempio. Io come ricercatore d'archivio mi occupo spesso di toponomastica e ultimamente scrivendo di Noir vi ho portato Rio Terra degli Assassini, un esempio per farvi capire quante fonti possono trattare questo toponimo. Però prima di introdurre Rio Terra degli Assassini vorrei soffermarmi proprio sulle precedenti commissioni, perché il lavoro che è stato fatto in 20 anni di commissioni precedenti non è mai stato nominato, eppure Scarabello piuttosto che Zorzanello però hanno partecipato a queste commissioni, anche ex direttori degli archivi di Stato, altre personalità storiche estremamente importanti. Alcuni di questi avevano anche pubblicato un saggio nell'Ateneo Veneto del 1992 proprio con tutta la toponomastica dal 1786 ai loro giorni, con le varie variazioni. Lavoro che effettivamente era di una mole imponente. E perché lo dico? Perché partiamo da Rio Terra degli Assassini. Innanzitutto, dove siamo? Ecco, vediamo se... Scusa, muoviamo la slide nella... Se riuscite a vedere sui monitor. Siamo subito dopo Santo Stefano, comunque, vicino a Campo Sant'Angelo. Sì, molto vicino a Calle della Mandola, esattamente. E voilà, successivo. Ok. Lo vedete sui monitor. Ecco, Rio Terra degli Assassini, appunto, questa è Calle Campielli, uno strumento fondamentale per la toponomastica. E partiamo da qui, da Calle Campielli. Lo strumento precedente, da un punto di vista archivistico, potrebbe benissimo essere quello che è stato nominato, tra l'altro, anche abbastanza di sovente, l'elenco dei numeri anagrafici della Regia Città di Venezia del 1841. Perché? Perché i numeri anagrafici sono stati presi in considerazione la prima volta dai francesi nel catasto napoleonico e successivamente sono stati rifatti completamente dagli austriaci, con una numerazione vecchia e una numerazione nuova. Noi abbiamo la numerazione nuova e la tabella di raffronto è proprio questa del 1841 che si trova all'archivio della Celestia. In questa tabella viene segnato Rio Terra con una doppia R degli assassini. Assassini, due S e un S. Lo strumento precedente ancora può essere il catasto napoleonico. Il catasto napoleonico del 1808-1811, dove non solo ci dà il toponimo, ma ci dà anche la possibilità di vedere effettivamente, graficamente, dove si trova questa calle. Prima ancora, arriviamo al catastico della Deputazione Interna della Polizia del 1802. Ecco, questo è sempre il periodo, la prima dominazione austriaca, ed è un po' quello gemello del famoso catastico del 1786. Gemello ma differente. Effettivamente in questo viene segnata Calle del Rio Terra, detto degli Assassini, va al ponte della Verona. Verona che tra l'altro era una famosa locanda che era nei pressi del ponte. E qui rimaniamo sempre sugli assassini. Poi arriviamo a quello più discusso, che è il catastico dei provveditori di comune del 1786. Il più discusso perché siamo in periodo della Serenissima, la Serenissima ancora in piedi, crea questo una serie di documenti, li crea dalla magistratura dei provveditori di comune, che non avevano nessun tipo di interesse legato alla toponomastica. Il loro scopo era quello di fare un catalogo preciso dei lavori di manutenzione stradale. Ed effettivamente, si vede purtroppo in piccolo, però comunque
sono due pagine dove da una parte sono elencate le strade e dall'altra sono elencati il numero di masegni che erano rotti, aggiustati, il numero di se erano i mattoni o no, quindi tutto quello che poteva servire alla magistratura per sistemare le strade. E in questo non è scritto assassini, innanzitutto non c'è il Rio Terra e poi capiremo perché, ma c'è Calle che va al ponte dei Sassini, quindi S-A-S-S-I. E perché effettivamente non c'è il Rio Terra? Perché ovviamente la toponomastica segue le variazioni anche urbanistiche e non era stato ancora interrato il canale era ancora in piedi, effettivamente il canale verrà interrato solo nel 1798. Quindi quel Terra che noi troviamo, con la doppia R, anche quello estremamente discusso, però effettivamente nasce con la doppia R perché nasce dopo il 1798 e manterrà sempre la doppia R. Qui. Poi c'è un altro problema, noi prendiamo il Tassini che vedremo dopo è un documento essenziale per capire un po' tutte le variazioni, però il Tassini mette Rio Terra degli Assassini sotto la parrocchia di San Benedetto, in realtà non era sotto la parrocchia di San Benedetto, era sotto la parrocchia di Sant'Angelo. Quindi, per retrocedere nei documenti archivistici precedenti, bisogna affidarsi alla parrocchia di Sant'Angelo, perché stranamente, per una questione di giurisdizione, tutta quella zona lì era sotto Sant'Angelo e non sotto San Benedetto, anche se era molto più vicina alla parrocchia di San Benedetto. E andando nella parrocchia di Sant'Angelo, troviamo i catastici o gli estimi dei dieci savi alle decime, che è un'altra magistratura che porta tutta la toponomastica, anche in questo caso non perché era importante la toponomastica in sé, ma perché era una fonte essenziale per la riscossione delle tasse. I savi alle decime riscuotevano le tasse. Quindi i catastici partono e fanno tutta Venezia, suddivisa per parrocchie. Il primo che troviamo completo è quello del 1740. E nel 1740... ovviamente non viene nemmeno segnata la calle, ma viene messa calle vicino al ponte dei Sassini. Sempre Sassine, non Assassini. Poi ci sarebbe un altro catastico precedente del 1712 dove addirittura nemmeno viene segnalata. Questo per farvi capire che non essendoci poi l'aspetto grafico, quindi mappa e fonte scritta, loro trascrivendo così, andando ovviamente chiedendo in giro, spesso anche omettevano alcuni toponimi, alcuni nomi delle strade, come appunto nel catastico del 1712 il ponte degli Assassini non viene assolutamente nominato. Dobbiamo affidarci alla cartografia, perché altra fonte fondamentale, esiste anche la cartografia storica fatta magari da altre magistrature, come per esempio i giudici del Piovigo, che dovevano fare dei lavori sulla sponda del ponte degli Assassini e creano una mappa dove scrivono quello che dovevano scrivere per i lavori e mettono Rio dei Sassini, altra variazione ancora. Infine mi fermo alla fonte del 1662, sempre di 10 savi alle decime, ed è il primo catastico integro che noi troviamo, il più antico, dove in questo caso qui invece la segnano Zo del Ponte de Assassini, quindi perdiamo Sassini e ritorniamo a Assassini. Ecco, riassumendo, vedete che dal 1661 al 1856 noi abbiamo almeno una decina di toponimi diversi: Zo del Ponte degli Assassini, Rio de Sassini, Ponte de Sassini, Ponte de Sassini, Rio de Sassini. Poi inizia il Rio Terra detto degli Assassini e via di seguito, fino ad arrivare al Tassini che lo segna come Ponte degli Assassini. Però anche lui ha fatto una scelta, ha scelto la fonte del 1661 e non quelle successive.
Mi chiudo con un'ultima slide per complicare ancora più la discussione. Ecco, questa mi è stata data dal professor Alfredo Bernardello, che è un docente storico dell'Ottocento, e lui proprio in questi giorni, sapendo che oggi ci si trovava, mi ha detto: ma sai che durante delle mie ricerche ho trovato alla Celestia un fondo abbastanza interessante, perché era, c'erano cinque notabili della giunta del sindaco Lorenzo Tiepolo che con il consiglio comunale del 1885-1889 avevano deciso di riscrivere tutti i missoletti, e avevano deciso di riscriverli con un lavoro che si era concluso il 17 luglio del 1899 ed era stato dato in mano all'ingegner capo del comune, Enrico Trevisanato. Ecco, questo lavoro è sparito, non è che ci stupisca più di tanto, arriva al comune e sparisce. Però negli atti dei cinque notabili noi troviamo tutte le variazioni che loro avevano deciso, e scopriamo per esempio per il sestiere di Santa Croce che Calle de Gesù e Maria o Sacchera loro lo trasformano in Calle Sacchera. Scopriamo che Calle della Bergama per loro era meglio Calle Bergami. Calle Sporca non gli piaceva e lo trasformano in Calle Pugliese. Per sestiere di Dorso Duro, ad esempio, Fondamenta del Baccalà, forse non amavano il baccalà, la trasformano in Fondamenta Cabala, e via di seguito. Corte Falcona, Corte Grifalconi, Campiello delle Mosche, Campiello Mosca. Ecco, io vi lascio a riflettere quindi, e noi di solito ci basiamo sulla fonte più antica per dare ovviamente una importanza al toponimo, ma la complessità dell'argomento è tale che se le commissioni in 20 anni con nomi come Scarabello non sono riuscite a risolvere i toponimi, non è certo oggi che noi possiamo dire è meglio Calle Sporca piuttosto di Calle Pugliese. Forse per il mio conviene lasciare tutto così com'è, e lascio la parola adesso all'ultimo relatore. Allora, grazie Davide. Allora, quello che ho capito io è che c'è veramente abbastanza confusione, perché se il nome di Bioterapia degli Assassini è cambiato 9 volte, c'è senza dubbio c'è un po' di confusione. Facendo riferimento a Bernardello, che secondo me è uno dei più grandi storici dell'Ottocento veneziano e poco conosciuto e dovrebbe essere valorizzato, mi verrebbe da pensare che magari questi nomi appartengono un po' all'idioma momentaneo, cioè Calle della Bergama, perché magari chi abitava in quella zona si dicevano siamo in Bergami piuttosto che dire siamo in Calle Sporca, per intenderci. Però vabbè, divagazioni. Proprio su questo, allora io chiedo a Massimo di parlarci di nome e luogo, e quindi come si caratterizza a questo punto il toponimo. Prego. Grazie, buonasera. Le suggestioni che ho sentito adesso ai miei colleghi sono notevolissime, perché sono, appunto ha detto Davide, la questione è molto complessa, molto articolata e di difficile percezione. Altrettanto le suggestioni di Federico sul veneziano come lingua non codificata creano un quadro disciplinare teorico piuttosto complesso. E questo però porta a riflettere su un'attività apparentemente burocratica come quella di codificare un luogo cittadino, un toponimo. Anche le polemiche che sono state scaturite in questo mese, in questi ultimi 2 mesi, si tratta di leggere i giornali, voi vi occupate, ma apparentemente di una faccenda che non è secondaria, come si suol dire. Perché non è secondaria? Perché antropologicamente, faccio un inciso, a me scrive lei nella sua introduzione alla storia di Venezia che uno storico può essere, può sperare maggiormente di essere perdonato se scrive ciò di che conosce meglio. Nel mio caso sono testi di antropologia legati alla storia. Allora, dare nome a un luogo, a un preciso riferimento urbanistico, significa una cosa antropologicamente molto precisa. Significa attribuire a uno spazio geografico delimitato simbolicamente e urbanisticamente di un nome, di un toponimo ben specifico, di un nome. Dare il nome antropologicamente significa riempire quel luogo col nostro linguaggio
e organizzarlo in un sistema di senso, di plausibilità, di antropologia, che è funzionale a dominare una realtà circostante. Cosa significa tutto ciò? Significa che al di là del lato burocratico, normare un posto, un luogo, significa imprimere un legame identitario fra la comunitas che esperisce il luogo in quanto tale, il luogo stesso e la città nel suo insieme. È un rapporto, un binomio indissolubile in qualsiasi questione, in qualsiasi città, in qualsiasi comunità conosciuta. Per questo è una questione antropologica dare il nome, il simbolo, in tutte le epoche, in tutte le comunità conosciute, non è un'attività secondaria. Dare il nome significa quindi riempire quel luogo e quella comunità di un senso compiuto, di un senso bidirezionale, fra luogo vissuto e esperito dagli andanti in questo caso o da coloro che passano e dalla città. Ma è anche una reciprocità, come nel caso di Venezia, che viene prima stessa addirittura della stessa codificazione burocratica, perché come ricordava Davide o anche Federico, la codificazione della toponomastica veneziana nasce quando formalmente nel primo era epoca napoleonica e poi austriaca. Prima si dava la voce, cioè non c'era, ci si indicava il luogo come. Era una toponomastica di carattere popolare, nel senso che la gente si dava il luogo, quel luogo era conosciuto oralmente. E nasce prima e dopo viene la codificazione burocratica ottocentesca. E quindi è una toponomastica per il popolo e in funzione del popolo, in questo senso. È caratteristica che connota Venezia come uno dei casi più singolari nel panorama urbanistico europeo. Poche altre città hanno una problematica che è originata in questo modo. Ma anche nominare un luogo, in questo senso, offre la chiave interpretativa per accedere ad attività, funzioni, a luoghi storici che in quel luogo hanno operato e vissuto. Cosa significa? Che tanto più a Venezia evocare, chiamare il Ponte delle Tette, per esempio, diciamo un luogo di alto, cosa significa? Significa evocare, un riandare mentalmente, creare una simultaneità di status fra il presente e il passato, in questo senso, perché quell'attività lì è chiaro che si arriva al luogo. E in questo senso, antropologicamente, tutti i testi, dai maggiori antropologi che si sono occupati di questa questione, dicono che subire una separazione linguistica, fisica o mentale dal luogo esperito e vissuto comporta inevitabilmente una perdita di identità. Identità è un concetto, con Federico ne abbiamo parlato numerose volte, che va maneggiato con cura, nel senso che diciamo appartenenza al luogo vissuto. Subire in questo senso, per esempio, è noto il caso delle tribù Masai. Tipo Masai, quando furono costrette e forzate dal loro territorio ad essere trasportate altrove, con loro trasportarono addirittura i nomi delle colline e dei fiumi, per dire l'importanza del legame, del binomio fra luogo nominato e toponimo, la memoria collettiva che evoca e l'identità stessa del luogo. Federico evocava il libro di Tito Canal, che è fondamentale, soprattutto per me è stata una lettura fondamentale, Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. Un libro che, oltre che ovviamente a Walter Benjamin, che è il passaggio a Parigi, ma Carlo Levi dice una cosa straordinaria. Carlo Levi, noto medico ebreo costretto dal fascismo ai confini a Lucania, a un certo punto scrive: i nomi di questi paesi sono importanti. Il nome non è qualcosa, un flauto di vento, ma è qualcosa di magico che evoca, che opera in noi. E Benjamin, nei suoi passaggi a Parigi, dice, parlando del flaneur, colui che viaggia senza meta fra le strade, fra le molte cose di cui è attratto passeggiando, è attratto anche dal magnetismo dei nomi delle strade. Sono due chiavi interpretative per farci comprendere l'importanza antropologica del luogo vissuto e nominato. Un posto non è nominato un posto vuoto, ma ha un senso, viene riempito di senso nel momento stesso in cui
tu lo esperisci, lo vivi e lo vedi, perché è una relazione bionivoca fra identità e luogo vissuto. E come agisce in noi? Opera magneticamente, crea un senso collettivo. Antropologia si chiama sistema di plausibilità, che è il sistema di legittimazione nel quale l'individuo stesso si definisce e si arricchisce. La questione antropologica centrale, quella della toponomastica e non marginale, perché? Perché dare nome e posto al luogo, autorevoli autori, penso a Michel Foucault, un filosofo importantissimo, la microfisica del potere o l'ordine del discorso. Cosa dice Foucault? L'individuo è il prodotto di una rete di poteri che si articolano, che si esercitano sul suo corpo. E questi poteri, che si attuano per mezzo di dispositivi interrelati fra loro, fra i quali c'è anche la toponomastica. Toponomastica, è, il potere non è il Leviatano, il potere è una microfisica che si articola e che si definisce anche nelle pratiche più micro, più inconsapevoli che noi subiamo. E altrettanto, diceva con termini un po' diversi Gramsci nei suoi quaderni, quindi dare il nome di un posto è un atto politico. E questo ovunque, coloro che hanno sempre detenuto il potere politico quando sono arrivati, hanno sempre, fra le prime preoccupazioni, c'è stato quello di rinominare i luoghi conquistati. Molto colpito mi ha anni fa, quando gli americani a Baghdad sono arrivati a un'operazione delle forze statunitensi, hanno conquistato Baghdad, una delle prime operazioni simboliche che fecero fu rinominare la strada dell'aeroporto e con Irish Route, si chiamava prima mi pare Saddam al-Said o qualcosa del genere. E allora che esigenza c'era di cambiare il nome della strada dell'aeroporto? Proprio per codificare l'imposizione di un potere articolato, diffuso. Questo è il senso per cui non condivido coloro che anche su Facebook si sono espressi dicendo ma voi a Venezia avete problema delle grandi navi, dell'ESO. Sì, certamente, ma la toponomastica non è una questione marginale sotto questo profilo. Perché? Altra legge antropologica dice i cittadini. E quali sono i cittadini, il popolo che si governa meglio dal punto di vista sociologico, antropologico? Quello che viene reso più insicuro, quello che ha poca conoscenza del luogo in cui vive e che è più facilmente maneggevole sotto questo profilo. E qui avremo, dopo magari ne parleremo perché il tempo va. Quello che appare eccezionale, e questo a temperie, è anche che trova secondo me una teoria antropologica fondata e attuale, perché a Venezia si discute improvvisamente questa questione inizialmente appare centrale per più motivi. Perché le rivendicazioni all'identità, all'appartenenza di un popolo si fa più esplicita, più matura quando non è più convivibile, quando non sono più convivibili fra loro la dimensione alienante del posto, del luogo, con la dimensione sociale esperita. E qual è la dimensione alienante di Venezia in questo? È la dimensione turistica, la monocultura turistica che sta pressando talmente tanto la popolazione da creare quell'aiato non più sostenibile fra luogo vissuto e luogo economicamente determinato. È un aiato perché da sempre le strade, le calli, i campi sono i luoghi in cui la comunità si ritrova, da sempre questo. E quando questi posti non senti più, che sono comunque esperiti, perché così non senti più che ti appartengono, la rivendicazione dell'identità si fa più matura, si fa più forte. E questa è la questione per cui c'è una legge, c'è una precisa ragione antropologica per cui questa questione ora è così dibattuta. E anche perché se questi luoghi, cioè i veneziani stessi, noi siamo capaci ora di vedere un Rio Terrà, di una salizzata, delle entità simboliche fragili ma vissute quotidianamente. Per questa vivere e vive, e vive è lo stesso linguaggio veneziano, lo stesso idioma. Ora non stiamo qua a dire se il veneziano è lingua, idioma, giustamente come ha detto Federico non fu mai codificato, e altrettanto è altro vero, la comunità veneziana non aveva codificato nemmeno le proprie leggi, perché è sempre stata
la consuetudo, la regola per cui si tramandava e si articolava il vissuto collettivo. E qui ci sarebbe ancora, ma il tempo ovviamente facciamo. Allora, abbiamo avuto un bello sguardo insieme. Io adesso pongo una prima domanda, perché faccio un po' il provocatore, ma a questi tre autorevoli relatori, questo Rio Terrà con due R, lo teniamo oppure togliamo la E, una delle due R? Italianizziamo, come è stato detto, in maniera sbagliata fondamentalmente, è un po' per polemica, oppure no, questi incidenti? Proprio voglio una domanda breve e concisa da parte di tutti e tre. Le togliamo, ste doppie o no? Ma a gusto mio io le toglierei, perché nell'uso comune non sono pronunciate. Dopodiché sono, probabilmente Davide ci dice che in realtà le scrivevano già così, però visto che dobbiamo prima o poi codificarla, questa lingua senza le doppie. Davide? Beh, io da un punto di vista archivistico direi che le manterrei dove c'erano e le toglierei dove non c'erano, non farei un unicum. Beh, un po'... Pozio Pilato, si l'ha detto un altro relatore. Massimo, velocemente. Io condivido quanto ha detto Federico Imori totalmente. Io le toglierei per le ragioni che diceva Federico, ma anche perché per ribadire un po' una consuetudo linguistica che poi è interpretabile a seconda, ma non si può, secondo me c'è proprio una questione proprio di senso comune, per cui io sarei favorevole a toglierle a seconda del linguaggio veneziano. Altra domanda, perché siamo qui a Mestre. Si parlava appunto di identità, di appartenenza, di popolo, eccetera, eccetera. Però se riflettiamo un pochino su Mestre, i luoghi del vivere sociale in questa città sono tutti con dei toponimi diversi da quelli con cui i mestrini li chiamano. Faccio un esempio. Abbiamo Piazzale Donatori di Sangue. Io sfido chiunque a dire troviamoci in Piazzale Donatori di Sangue, o dire invece troviamoci in Piazzale Sicilia. Se non addirittura i più anziani dicono Piazzale Regina Margherita, stiamo parlando di tempo addietro. Stessa roba per Piazza Parche. Chi è che sa che si chiama Piazza 27 Ottobre? Forse la CTV, perché lo scrive nel coso. Ecco. Mi riferisco alle riflessioni di Federico. Mestre, allora, torniamo anche qui, potremmo tornare anche qui ai vecchi toponimi. Allora, quindi Piazza Ferretto è un po' più difficile, però si chiamava Piazza Maggiore. Qua il problema è più difficile, perché come diceva Massimo prima, ogni, prendetela così, come, prendetelo come termine, ogni regime tende a dare i suoi nomi. Io sono stato a Firenze qualche settimana fa, l'albergo era in via Cavour, però era in realtà via Larga, che è tra l'altro la via principale di Firenze, dove era il Palazzo dei Medici, quindi una vicola qualsiasi. E si può anche tornare indietro, però nel caso Mestre è stata proprio stuprata in maniera selvaggia. Cioè Mestre è il risultato finale, diciamo, se non si riesce a bloccare questo fenomeno a Venezia. Venezia si conserva dei brandelli della propria identità, anzi li conserva piuttosto estesamente e li difende. A Mestre questo diventa complicato, perché appunto cosa facciamo di Piazzale Donatori di Sangue? Può andare bene Piazzale Sicilia, io ho abitato a Mestre tra il 76 e l'82 e si usava Piazzale Sicilia, prima ancora, lo scopro adesso da te, aveva un altro nome e probabilmente andando indietro ancora ne aveva un altro. E qua per Mestre e per i luoghi così moderni il problema è più grave, secondo me. Il problema anche identitario è ben più grave. Davide? Ma saprei aggiungere ben poco, nel senso che effettivamente i toponimi sono abbastanza recenti, però la storia di Mestre invece è ben più antica e quindi si potrebbe prendere spunto anche dal fondo del Podestà di Mestre, che è conservato perfettamente proprio all'archivio municipale in via Pelini, quindi attingendo da lì forse avremo qualche spunto in più. Massimo?
Sì, c'è uno studio di Sergio Barita su Mestre eccezionale in cui si occupa di toponomastica, appunto io l'ho letto e dice appunto, come diceva qui Navarro Dina, che c'è un'evoluzione di nomi, di toponomastica, per cui e anche si evolve in maniera completamente opposta a quella di Venezia, cioè perché più il Novecento ha influito, come dicevi Snendi, anche su Mestre, per cui l'impatto è ancora più complesso. Il problema, come diceva Federico, è quello dell'identità, anche qui ritorniamo sempre al solito problema, cioè Mestre ha bisogno, e anche attraverso qui, di una ricodificazione identitaria che evidentemente è molto più complessa, perché se Venezia è già un'osmosi grandissima di memoria collettiva tra luogo e posto, luogo, Mestre invece il Novecento è più determinante, è chiaro che si complica il paradigma, e questo è ovvio. Grazie. Allora, io adesso aprirei il dibattito, se qualcuno vuole fare delle domande, vi chiedo però delle domande e non degli interventi, perché sennò diventa molto più complicato, e quindi se qualcuno vuole intervenire, pregato di venire qui, magari di presentarsi per rispetto del pubblico. C'è qualcuno che vuole intervenire? Posso? Sì. Prego, se vuole venire qui. Grazie. Sì, mi presento, Sandro Bradolisio. Allora, io volevo fare due piccole considerazioni. La prima, perché non chiamiamo col suo vero nome, ossia tradizioni. A Venezia ci sono sempre state le tradizioni. Le toponomastiche, a mio modo di vedere, venivano date dal parlare comune, ossia uno. L'ho anche postata, mi raffiguro, quello che porta la scala è quello che sa scrivere, quello che porta la scala l'appoggia, quello che sa scrivere gli chiede qua cosa dobbiamo scrivere, e questo che dice ma il megadito io terade meravege, e come se che si scrive boh, come che ti ho senti, ecco. Ora questo può anche essere successo. Può anche essere successo, non lo so se è successo, ma comunque può anche essere. Le tradizioni devono essere conservate perché sono la storia del popolo. E qua ritorno al Mestre invece, che si diceva prima. Perché Mestre non ha creato, sia la toponomastica di Mestre, non ha creato quello scalpore che ha fatto la toponomastica di Venezia? Perché qua ci sono tanti veneziani che sono venuti via da Venezia, che non si sentono a casa a Mestre e quindi se ne fregano completamente se mi chiamano donatori di sangue piuttosto che donatori di organi o piuttosto che altro. Sì, grazie. Riguardo a Mestre abbiamo visto, noi, vabbè, io faccio parte del gruppo di passato e presente inizio Etti. Mi chiamo Alberto Alberti e praticamente noi abbiamo iniziato praticamente per l'incuria e per il font che era sbagliato, no? Però anche a Mestre non c'è la sua storia lo stesso, basta guardare tutti i cartelli e vediamo, basta osservare, insomma, ci sono è tutto in minuscolo, abbiamo via dei musatti, che uno legge Musatti e può pensare che siano i Musatti, insomma. Invece io sarei per mettere le maiuscole anche a Mestre. Allora Mestre è una gran confusione anche in questo, e quindi l'amministrazione dovrebbe prendersene cura di queste cose. Grazie. Buonasera, Corrado Pagliestreri. Bisogna che lei aiuti, sì. Buonasera, Corrado Balistreri, spero che mi abbiate sentito. Come no? Grazie. Il problema per me è stato complesso. 1800 schede di palazzi veneziani, 38 piante di Venezia dal 600 alla caduta della Serenissima, e per me è stato più facile
aggiungere ai singoli palazzi i vari proprietari che non determinare appunto la toponomastica. Ero incerto, scusate, è un intervento, non sono delle domande. Ero incerto se riportare anche la toponomastica legata ai numeri napoleonici in rosso o stare solo agli austriaci. Però dopo mi sono trovato di fronte anche a gruppi di edifici che erano contrassegnati catasticamente con i numeri romani, e quindi nelle schede ho riportato i numeri romani. Quindi effettivamente per ogni studioso l'affrontare la toponomastica veneziana, almeno per me, è stato complesso, perché avevo sempre i dubbi delle doppie e di quale fosse il riferimento più giusto al documento. Detto questo, passo velocemente su Mestre. Io credo che si possa mettere un già, perché Piazza Ferretto, già Piazza Maggiore. Un po' più difficile Piazzetta dei Porsei, perché adesso credo sia Piazzetta della Casa di Risparmio. Matter, sì, ecco. Quindi, però se siamo nell'alveo della tradizione, assolutamente bisogna mettere i Porsei. Quello di Piazza Sicilia, c'era per prima la Margherita, e resta Margherita, perché se non ricordo male prima non c'era nulla. Il problema, anche nel mio testo iniziale, è stato Venezia, se scriverlo con la X, perché noi diciamo Venezia, e però loro lo scrivono anche con la X. Quindi qualsiasi termine in veneziano, e qui nel testo vi ho portato brevi frasi in veneziano, mi hanno messo in estrema difficoltà. In quanto a Mestre, io credo che assolutamente i cognomi in maiuscolo e anche il nome, data e morte, nascita e luogo, perché sennò effettivamente l'ignoranza diffusa in tutti noi è questa. Poi da ex veneziano io mi sento anche a Mestre veneziano, perché ricordiamoci che lo stemma di Mestre è Mestre sempre fidelis, MF, quindi era una parte integrante della città di Venezia, lo è sempre stata, la sorella, vogliamo considerarla minore, ma sempre sorella di Venezia. Quindi io credo che tra le persone, chiamiamoci colti o intellettuali o altro, quello che volete, il dibattito sarà sempre acceso. Il problema è che esista una chiarezza, appunto un codice, come scrivere, perché effettivamente il signore che diceva della scala ha ragione, vengono fuori delle cose terrificanti. E concludo, la fermata del vaporetto invece che Madonna dell'Orto diventa Orto, e la gente non sa cosa vuol dire Orto. Quindi assolutamente il significato delle parole è fondamentale. Tutto qua. Grazie a voi. Grazie. A chiamare Piazzetta Mattere, Piazzetta dei Porsei, sarebbe proprio bellissimo, se non sarebbe una cosa straordinaria. Però, sì, sì. Una cosa velocissima, ci arriva un attimo con i piedi di piombo sul andare sui primi nomi, perlomeno di Mestre, perché il primo nome del Ponte della Libertà è Ponte Vittorio. Esatto. C'è. No, mica è vero. Non è vero. Ecco, la risposta ti arriva dal relatore. Il primo ponte è quello ferroviario, ponte transdiagonale ferroviario, è quello stradale, quindi potremmo aggirare. No, ponte traslagunare. Beh, comunque questo ci riporta a quello che è stato un po' l'origine del nostro incontro. Cioè i nomi hanno la loro importanza. Attraverso i nomi, come ha ben illustrato Massimo, si veicolano prese di posizione, spesso politiche, ideologiche, una comunità costruisce se stessa.
Mentre Massimo citava il caso dei Masai, mi è venuto in mente che le isole della Laguna, secondo il Romanin, si chiamano così perché i fuggitivi da Torcello cosa si fanno? Si portano dietro i nomi delle porte della città. Adesso non so se in questo caso, io non sono un grande esperto di toponomastica, quindi un po' mi metto in disparte, non so se in materia il Romanin sia attendibile o no, ma il fatto che lo citi come un dato acquisito è molto significativo, visto che aderisce all'ipotesi della fuga di queste popolazioni verso altri luoghi, cosa che Tito Canale della Verità contesta e io stesso non condivido tantissimo, ma è indicativo il fatto, si portano via le loro cose e i loro nomi, il nuovo Toraldo di Francia, le cose e i loro nomi. E, Murano si chiamerà così perché sarà la porta Moriana, Burano per la porta Boreana e via dicendo, no? E questo è molto significativo, quindi i nomi, la scelta dei nomi, dopodiché è scomodato il concetto di appartenenza che è molto bello, indubbiamente in definitiva devono essere gli abitanti secondo me a scegliere con che nome vogliono chiamare i loro luoghi. È una cosa importante, non è una cosa poco significativa. Supponiamo adesso che tutti gli abitanti di Calle della Mandola optino per un altro nome, forse il toponimo sarà preciso, però se loro si identificano con un altro nome io sarei propenso a effettuare il cambiamento, alla faccia un po' della tradizione, perché il luogo appartiene a chi lo vive e a chi lo vive in quel momento. Ecco, questa sarebbe la mia personale e assolutamente eretica opinione, e quindi la risolverei così. Grazie. A proposito di quello che diceva prima lei, tutto sommato non trovo niente di male nel scrivere di fronte al Ponte della Libertà, già Ponte Vittorio, perché è un dato storico, quindi non ci trovo niente di male. Il discorso... No, certo, non cambiare il nome, adesso non sono io che devo fare la conferenza, dico solo che in questo modo probabilmente salviamo capre e cavoli, se vogliamo. Bene, il famoso già che si diceva. Se ci sono altre domande, se no io ne farei una ai nostri relatori qui, a proposito del comune, argomento scottante, però secondo me indispensabile per capire bene la questione. Quale secondo voi potrebbe essere la soluzione ottimale da adottare sulla questione della toponomastica? Cioè, riguardiamo, facciamo un censimento che è stato già fatto, quindi un grande lavoro prezioso, però ci vorrebbe forse, che ne so, un gruppo di lavoro, ci vorrebbe una maggiore sensibilità. Possiamo affidarci soltanto a bravi funzionari che compiono il loro lavoro? Probabilmente ci vuole qualcosa di più, magari come la commissione De Biasi negli anni '80. Cosa potrebbe fare veramente il comune a questo punto? Un flash da parte di tutti e tre. Chi comincia? Allora, lo stato attuale delle cose, visto che la sensibilità è stata toccata e la città ha questo problema molto grande, identitario, che deriva dai 25 milioni di turisti che la calpestano ogni anno e che la stanno stravolgendo, perché il problema dei nomi è collegato strettamente a questa stravolgimento esistenziale che Venezia sta subendo. Mi rifugierei veramente nella tradizione e direi dov'era com'era. Anche se il dov'era com'era a me a volte potrebbe non piacere, cioè abbiamo il Rio Terrà con le due R che, come ho detto, personalmente non mi piace, però se c'era li lasciamo esattamente così. Dopodiché, se abbiamo molto tempo da investire, qualche soldo, cose che non credo, ma per carità, possiamo pure mettere su una gran commissione che cerchi di arrivare al dunque. La soluzione potrebbe arrivare da un veneziano codificato, scritto, che però credo solleverebbe le stesse identiche problematiche, forse anche moltiplicate. Quindi, dov'era com'era al momento? Grazie.
secondo me le questioni sono due, che quindi in gioco sono due questioni che mi riallaccio a un'intervista che qui il nostro giornalista Varrodina fece all'assessore. E l'assessore dice che va bene, si possono anche cambiare, però esplicitava in questa intervista al Gazzettino due punti fondamentali: ribadire il senso comune e quello di porre di punti fissi, di punti certi nella riscrittura eventualmente della toponomastica cittadina. Allora, ribadire il senso comune, Federico l'ha detto, quale senso comune più adatto a Venezia se non quello della tradizione, della tradizione in senso latino, come consegna di qualcosa di tradizione? In questo senso è. E quindi consegna di una consuetudine linguistica, che mi riallaccia a quello detto all'inizio da Federico Moro, non può essere qualcosa di codificabile, strettamente codificabile, e non può essere codificato catasticamente in questo senso, e vengo a quanto detto da Davide, ma qualcosa di aperto. E quale punto fermo allora nell'operare se non quello di affidarsi appunto alla consuetudo che non può essere il catastico del 1786, ma altrettanto vero non può fare riferimento al Tassini o a qualcosa, anzi ci vorrebbe una sorta di mix fra questi. E perché no allora ritornare al Boerio? Perché Boerio non è, e qui mi arraccio a quanto aveva detto la professoressa Gianna Marcato, gli Inizioletti sono poesia viva, è tradizione e poesia viva, e quindi Boerio, al Boerio c'è tutto. E rilanciare anche attraverso il Boerio, attraverso Inizioletti, una cultura, quella veneziana, che purtroppo, e qui è una nota polemica purtroppo, ma è la realtà, non c'è, lo Stato italiano finora non ha fatto moltissimo a livello educativo per la tradizione veneziana, per la cultura veneziana. Federico, abbiamo più volte parlato, insomma, se voi chiedete ai ragazzi di scuola media, di liceo veneziano, chi è Daniele Manin e che differenza c'è tra Ludovico Manin e Daniele Manin, non lo sanno, 2 su 10 non lo sanno, pardon, scusate, 8 su 10 non lo sanno, o che cos'è successo, chi era Paolo Sarpi, cioè è questo il tragico che si riallaccia anche alla questione Inzioletti. C'è una tradizione, una cultura veneziana che è millenaria, che non viene consegnata alle giovani, perché o ti interessi per conto tuo e allora leggi ma è cosa difficile il romanino al momento, oppure non vieni a conoscenza di perché quel posto, quel luogo si chiama così e che storia c'è dietro. E questo è quindi il problema serio, reale e drammatico che ha Venezia, al di là delle grandi navi, al di là di tutti quanti altri problemi. Il problema è che si perde la memoria della città, città che ormai è... Non c'è uno sforzo collettivo, né a parte istituzione, dell'educazione e quant'altro, e questo è che è anche più facile arare, spianare la strada, poi a scrivere con le due T o due N, salizzato cosa. Questo è il problema. Davide? Sì, io sono d'accordo con entrambi, nel senso, dov'era com'era, secondo me la soluzione è ottimale. Se ho dei dubbi vado a prendermi il lavoro della commissione precedente che sono state fatte. E quindi 20 anni di commissioni di esperti che hanno fatto solo questo, secondo me non si possono gettare via, si devono riprendere e non inventare assolutamente nulla. Io la chiuderei anche così. Bene, sì. Un'ultima cosa, e mi riallaccio a quanto ha detto Massimo, il problema della perdita della memoria. La cosa poi assurda è che Venezia, come accennavo all'inizio, fuori dai confini d'Italia, è studiata con grandissima passione e con grande attenzione. I più grandi studiosi di storia veneziana sono inglesi, sono tedeschi, ce ne sono anche molti di francesi. E questo dovrebbe aiutarci a riflettere. Se nella storia veneziana c'è tutto, è possibile che a noi non interessi? Ultima, sì, una domanda ancora e poi 2 domande. Allora, 2 domande, poi caso non hai chiedo io l'ultima cosa, mi riservo questa. Prego. Una piccola chicca. No, ma dico così. Cosa ne pensate della calle della cortesia? Calle Ramandola? Perché quello è il nome, no?
Scala della Cortesia o Ponte della Cortesia è il Ponte di Isogatui. Ponte di Isogatui. Che già abbiamo fatto qualcosa. Via, risposta flash a questa provocazione. Ah, io resto dov'era com'era e quindi non cambiamo nulla. Quindi San Giovanni Crisostomo e Cortesia. Sì, io condivido quello che ha detto Federico, senz'altro. Sì, anch'io sono allineato. Bene, respinto con perdite. Prego. Grazie, buonasera, sono Cecilia Tonon. Volevo portare la richiesta che abbiamo fatto all'assessore Agostini come gruppo di Inizio Eti, gruppo Facebook. Siamo arrivati alla stessa conclusione di richiedere che Inizio Eti restassero nella forma che avevano prima. L'abbiamo chiesto all'assessore, l'abbiamo presentato come comunicato stampa del gruppo. Rilevo che non è semplicissimo capire qual è la volontà popolare, perché all'interno del nostro gruppo abbiamo fatto un sondaggio e non tutte le posizioni hanno avuto risposte univoche. Oltretutto a questo si aggiunge il fatto che moltissime persone non sono in Facebook, per cui noi abbiamo anche la volontà di andare in giro a chiedere alle persone o ai più anziani, così a chi ha la memoria storica, porta per porta, cosa preferirebbero. Però questa idea di dare a Inizio Eti il nome che il popolo vorrebbe è molto bella, ma è di difficile attuazione, in primo luogo. Secondariamente vorrei, con una nota di ottimismo o di pessimismo secondo i punti di vista, dissociarmi dall'opinione che lo Stato italiano non tutela la cultura veneziana, perché secondo me non è vero che non tutela la cultura veneziana in particolare, ma probabilmente tutte le individualità. E secondo me il problema più generale è di ignoranza diffusa, perché probabilmente gli scolari e gli studenti non sanno chi era Manin, piuttosto che, ma non sanno nemmeno chi era Cavour, probabilmente, o chi era Bismarck. Diritto di replica, flash subito su questa cosa, poi io avevo un'ultima domanda per chiudere questo incontro. Ma io la penso un po' diversamente. Io ho avuto il privilegio, insomma, di essere studente a Padova e parlare col professor Sabino Acquaviva, e lui anche mi confermava, non è l'ultimo dei sociologi, insomma, è un professore abbastanza conosciuto, mi faceva questo esempio: tutti i manuali scolastici portano, tutti conoscono la disfida di Barletta, perché tutti la portano, che è stata una burla storicamente approvata, e pochi conoscono invece quante galere avevano a Venezia durante la battaglia di Lepanto, plurinominata. Qui abbiamo Federico che ha dedicato anche studi in materia di Venezia in guerra. E le pochi conoscono, cioè, effettivamente cosa fece Venezia da Lepanto, quante galere c'erano in mare, chi era Sebastiano Venier. Eppure Lepanto è una tappa fondamentale della storia veneziana. Cioè, è europea. Cioè, non capisco, la cultura italiana cosa aveva? I sussidiari, tutti conoscono la sfida di Barletta o i ciompi che fanno suonare le campane. Pochi conoscono la storia di Lepanto, ma potrei dire Lepanto, ma anche le gesta di Daniele Manin, se vogliamo. Quanti conoscono Daniele Manin, cosa fece il periodo della rivoluzione indipendentista borghese proletaria popolare? Allora, l'ultima domanda proprio a bruciapelo. Allora, c'è stato chi ha detto addirittura di mettere Inizio Eti in inglese. Ed è un autorevole ristoratore e anche metra pensieri di questa città. Oppure c'è chi ha detto anche mettiamoci lo sponsor, no? Della serie sottomarina che chiamiamo Peter Campari, perché magari così otteniamo i soldi per restaurarli. Che ne pensate? Velocemente, Davide. Ma credo che siano solo che provocazioni, cioè da veneziano penso che la nostra storia, la nostra cultura debba essere tutelata, e oggi forse abbiamo capito che, insomma, la toponomastica non è una cosa da sottovalutare per tutelarci, quindi. Bene. Flash. Una boiata pazzesca. Allora li scriviamo in antico veneto, che mi piace tanto. In antico veneto, sì, giusto. Da destra, sì. Bene, allora, siccome siamo pieni di risorse, abbiamo anche il colpo di scena finale. E ve lo sappiamo adesso. C'è l'assessore alla toponomastica, Tiziana Agostini, che è venuta a trovarci. Prego, assessora. Grazie.
non sono potuta arrivare prima per ascoltare, ma mi era stato promesso che sarebbe stato tutto puntualmente registrato. Buonasera a tutti. Allora, ultime frasi. Davvero credo sia uno dei pochi comuni d'Italia, tanto per cambiare, dove la toponomastica ha avuto la dignità delle pagine non solo locali ma nazionali. E questo ci dice, come ho sempre pensato da assessore alla toponomastica, io da grande volevo fare l'assessore alla toponomastica, perché penso che la toponomastica sia il modo con cui una città rappresenta se stessa, e la vicenda dei Missioletti è esemplare in questo senso. Esemplare perché preliminarmente abbiamo pensato che fosse necessario intanto fare un elenco di tutti i Missioletti che ci sono in giro, perché come sapete bene, come ho detto tante volte, non c'era un elenco completo e aggiornato. In compenso ci sono tantissime parti della città dove i Missioletti sono rovinati, dove addirittura non c'è la scritta, e altre parti del nostro meravigliosa laguna, penso a Pellestrina, dove addirittura i nomi dei luoghi li sanno soltanto gli abitanti. Quindi quello che dobbiamo fare davvero è salvaguardare noi stessi attraverso la memoria dei nomi. Poi voi sapete, quando si fa un lavoro ci si danno dei criteri. Il criterio che ci siamo dati era quello che conservativo rispetto al modo di scrivere della Serenissima. Era l'ultimo documento attestato, il catastico famoso di cui hanno scritto i giornali del 1786. Quello che ci preoccupava, come dico, quindi mi fa piacere di dirlo, è distinguere la grafia dall'onomastica, cioè noi dobbiamo salvare i nomi, poi ci mettiamo a discutere come li scriviamo, con le doppie, senza doppie, ma l'onomastica va salvaguardata. L'onomastica intesa secondo la vecchia grafia, ovviamente, Anzolo e non Angelo, come ci siamo trovati, l'inserimento di articoli che non fanno parte proprio in nessun modo della lingua veneziana, lo e gli, c'era, pensate un po', Riva degli Schiavoni, che è proprio un mostrum dal punto di vista linguistico. Credo poi deve essere dato atto, e io sono qui semplicemente per ringraziare il gruppo, il passato e il presente di Missioletti, e tutti i veneziani nativi di elezione, coloro che amano la nostra città, che attraverso questa attenzione alla toponomastica dimostrano anche l'amore e la cura per la città, perché effettivamente la nostra è una città dove prevale, diciamo, il doppio degli abitanti che non sono abitanti, cioè tanto per dire i turisti, che non soltanto ovviamente affaticano la vita quotidiana dei residenti, ma soprattutto snaturano l'identità stessa della città. E credo che, per quel che mi riguarda, lo dico con tutta la mia onestà intellettuale e con la coscienza di essere umana e quindi di commettere errori, ecco, la mia preoccupazione davvero e anche la mia asprezza di certe dichiarazioni riportate dal giornalista qui presente era che io ho un sincero amore e una sincera preoccupazione per Venezia. Noi abbiamo il dovere di salvaguardarla prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo tardi. C'è questa generazione che ha ancora la possibilità di farlo, tra 10 anni non sarà più possibile, io lo dico sinceramente. Quindi quello che ci testimonia il lavoro sui Missioletti, fatto dal passato al presente di Missioletti, è esattamente questo. Poi discutiamo come, quando, perché, però questo sentimento forte della città io l'ho avverto con Federico Moro, quando era stata ritrovata la testa di signor Antonio Rioba, avevo parlato di un nuovo rinascimento veneziano. Perché guardate, ve lo dico sinceramente, da amministratrice che calpesta tutti i giorni la sua città di acqua e di terra, e anche dalle altre parti, io vengo da molto lontano dove la memoria di Venezia è presente, ecco, davvero ci sono tantissime persone che si sono messe in movimento, che hanno incontrato persone, si sono date da fare, perché la percezione è che dipende da noi il futuro. L'amministrazione è soltanto un punto di sintesi, sarà virtuosa se saprà accogliere e condividere le istanze, però davvero no, io registro, l'aveva detto anche il nostro patriarca Angelo Scola, se vi ricordate, questo fervore che si sente a Venezia, questo fervore, ecco, deve diventare una nuova opportunità per Venezia, perché
la città è sotto scacco, la città è in declino, e però, ecco, di tutta questa bella discussione che è stata fatta, quello che è importante è che esistono ancora coloro che hanno voglia di mantenere la città per la sua antropologia umana. A me non interessano, a me, certo che ci interessano le pietre, certo che ci interessano le opere d'arte, ma se perderemo l'antropologia, quello che noi siamo, quello che significa essere veneziani, e anche quella che è la nostra lingua, che se ne dica, perché questa è una lingua, non è un dialetto, non è un dialetto, è una lingua. È una lingua che ha avuto delle oscillazioni grafiche, ma è una lingua perché è attestata anche da una letteratura. Poi, rispetto a Goldoni sono passati 200 anni, rispetto al Catastico il sentimento è diverso. Sentivo prima parlare di Daniele Manin, ho dedicato anni della mia vita a studiare Daniele Manin e anche a quella Venezia poco praticata che è la Venezia dell'Ottocento che va raccontata, perché con il mito della Serenissima noi certamente ci riempiamo il cuore, ma dobbiamo vedere anche la gente, il popolo, le donne, gli uomini, i gondolieri, tutte le categorie che in 200 anni hanno mantenuto l'identità di questa città. Perché adesso non voglio fare demagogia, ma negli anni 50 c'era il lavoro minorile a Murano. Quindi di cosa stiamo parlando? Forse dobbiamo dire che Venezia non è quella bomboniera ricca di cui si parla nei giornali. Venezia è una città fragile, povera fino a ieri e in difficoltà sicuramente oggi. Quindi Nisio Etti è un bel momento, credo, insomma, io ho dato il mio modesto contributo, certo la mia superbia intellettuale, perché gli intellettuali sono fatti così, hanno la presunzione di aver dedicato anche, no, questa è la verità, molti anni della propria vita a studiare queste cose. Io ho dedicato anni e anni della mia vita dentro il Marciana, poi discutiamo del merito, però davvero io spero di aver fatto qualcosa che sia servito a tutta la città, al di là di quello che non è piaciuto, che, di cui andremo a discutere. Quindi grazie a venezia.com, passato e presente, tutti gli amici, i sodali, quelli che non la pensano come me, ma che ci aiutano a fare bene, perché il sale della democrazia non è chi governa, ma chi fa opposizione. Grazie. Come già successo sul Gazzettino, abbiamo anche scritto prove di dialogo dopo una conferenza stampa dell'assessore sulla... Sì. Mi piacerebbe a questo punto fare un break e poi riprendere per un secondo tempo. In realtà non abbiamo questa possibilità. Vi ringraziamo veramente dell'attenzione e buona serata a tutti.